Corre l'anno 2016, regna la pace sulla Terra. L'intera umanità si ritrova riunita sotto un'unica grande confederazione, guidata da Mark Zuckerberg, presidentissimo della Terra e luce dei popoli. Solo un piccolo gruppo di ribelli continua a non accettare il nuovo mondo, convinti che Zuckerberg abbia manipolato le menti degli esseri umani attraverso la sua nuova e potente invenzione, il social network Facebook. Negli anni, però, i ribelli perdono il consenso, non riuscendo mai ad avvalorare le proprie tesi contro Mark Zuckerberg, almeno fino a quel fatidico 28 novembre 2016. C'era un caos infernale. Eravamo abituati alle censure quando usciva una qualsiasi notizia sul presidentissimo, ma mai ci avevano oscurati per quasi 3 giorni. Non riuscivamo più a lavorare, dovevamo essere sempre rassicuranti. Ci facevano girare solo commedie, in cui tutti erano felici e passavano il tempo a chattare. Non capivamo più nulla, guardi. Il nostro eroe era vivo e ci raccontava una storia assurda. No, io sapevo che qualcosa non andava. Solo che non l'ho detto. Il presidentissimo apparve solo al terzo giorno su ogni singolo monitor del pianeta, rilasciando un'intervista disperata per smentire tutto. Queste accuse sono una mossa propagandistica dei terroristi. Gente che non sa amare, gente che non sa essere felice, gente che non sa vivere in pace. Sono quelli che sanno solo dire di no. Il documento è un falso. Abbiamo le prove e ve le mostreremo. Eravamo venuti in possesso di un documento rarissimo, su quello che era stato chiamato l'agente zero. Ed è stato incredibile scoprire chi fosse veramente. L'agente zero è in realtà Peppe Trillo, l'eroe del nuovo mondo, colui che per primo promuove un passatempo che sembrava per soli adolescenti nel mondo degli adulti. Inizia così l'era di Facebook. Sul suo mito si fonda l'impero di Mark Zuckerberg. Le sue statue torreggiano sulle principali città della Confederazione. Probabilmente si era impreparato. Quello che è successo nel Novecento ci ha abituato a resistere a certi gruppi di potere. Quei gruppi di potere, quelle forze di potere attaccavano categorie, gruppi, etnie, e qui loro hanno preso le persone una per una. Non eravamo preparati. Erano anni che eravamo sulle sue tracce e finalmente lo trovammo. Ma sentiamo ora le parole che sconvolsero il pianeta, le dichiarazioni dell'agente zero. All'inizio mi era sembrato un ottimo affare, il lavoro era poco e ben pagato. Stavo chiuso in una stanza con il computer, e dietro c'era il green screen, quindi potevo avere tutti gli sfondi che volevo. Serviva per le foto, per le finte vacanze, un giorno in Finlandia, l'altro a Cuba. Tutto quello che dovevo fare era postare le foto delle mie vacanze fittizie, con qualche didascalia sgrammaticata e delle cappe piazzate qua e là. Poi passare alla fase avanzata del programma. Ricordo come fosse ieri il giorno in cui ho scritto il primo buongiornissimo, poi il secondo, poi il terzo, finché un amico mi rispose, buongiornissimo a te, caffè? Era proprio quello il disegno di Zuckerberg. Conquistare i ragazzini con Facebook era stato semplice, ma riuscire a infinocchiare miliardi di adulti e convincerli a parlare tra di loro soltanto di cazzate, beh, quella era un'impresa decisamente più ardua. Ma la strategia dell'agente zero aveva colpito nel segno. Ben presto, orde di quarantenni si scatenarono su Facebook, con le loro indignazioni della domenica che sparivano a lunedì mattina, con le loro foto di gattini, il loro buongiornissimo e le loro richieste di caffè. Così Zuckerberg li controllava, li monitorava, e ne conosceva i desideri, le invidie, le aspirazioni, e creava per loro nuovi bisogni e nuove soluzioni. Quando capii quello che stavo facendo, era già troppo tardi, e loro ovviamente non avevano intenzione di lasciarmi andare. Prima provarono a corrompermi, mi offrirono di tutto. Poi passarono le minacce. Io la notte non dormivo più. E la mattina con le occhiaie e la testa ovattata, l'unica cosa a cui pensavo era buongiornissimo sto cazzo. Eppure non potevo smettere, mi sorvegliavano giorno e notte. Quando fuggii, uccidendo 2 guardie, decisi che sarei andato nell'unico posto al mondo dove avrei veramente potuto dimenticare tutto questo. Peppe Trillo scompare. La Confederazione perde così un eroe e lo celebra con funerali di Stato. Il videomessaggio dell'agente zero innesca uno dopo l'altro diversi focolai di ribellione. L'impero, in pochi mesi, crolla completamente. Vi pentirete di quello che state facendo. Il mondo ripiomberà nel caos. Noi siamo pronti a prendere il potere per poi riconsegnarlo democraticamente nelle mani dei cittadini. Inizia così la storia della nostra Repubblica, che oggi compie 10 anni, in cui finalmente ognuno è libero di dire, fare e pensare con la propria testa.
Ora terminano le trasmissioni. È ora di dormire. Avete 40 secondi per spegnere la luce, dopodiché le guardie della libertà partiranno col loro giro di perlustrazioni. Da Freedom Channel è tutto. Grazie e buonanotte. Qui sto benissimo. Certo, fa un po' freddino. Ma internet praticamente non esiste. E il buongiornissimo si dà soltanto una volta l'anno. Grazie Antartide.